soprano Cinzia Forte. Ciao Cinzia! Ciao, salve, salve a tutti. Allora Cinzia, tu sei molto conosciuta, hai anche tanti successi alle spalle, ma come hai scoperto di possedere una voce da soprano? Ma guarda, io ricordo il periodo del conservatorio, studiavo pianoforte e avevo l'abitudine di suonare, di cantare quello che suonavo quando studiavo, era una cosa che, istintiva, mi ricordo. E durante un esame accennai qualche motivo mentre suonavo e rimasero colpiti i docenti. C'era un'insegnante di canto che mi disse: guarda, io voglio sentirti la voce perché sei intonata, sento delle qualità, io ti devo sentire. E in effetti aveva ragione, poi avevo questa estensione notevole perché arrivavo fino a là, quello con tanti tagli, per intenderci, il la 6, no? Quello, e quindi lei proprio mi ordinò di cominciare a studiare. Meno male. Beh, devo dire però che in famiglia io avevo mio padre che cantava, quindi ho sentito tanta musica, tanta, tantissima, però non pensavo di cantare, infatti io cominciavo, cioè studiavo pianoforte, mi sono poi diplomata in pianoforte, ma a casa mia si ascoltava sempre musica di tutti i generi, poi devo dire. Sì, anche dal jazz, alla musica classica, all'operistica, da quando ero bambina. Quindi cresciuta con la musica. Sì, è percorso naturale per me, insomma, per arrivare al canto. Ma del periodo di conservatorio di cui ci hai accennato anche appunto poco fa, cosa ricordi sia per quanto riguarda poi il pianoforte, sia per il canto lirico? Magari c'è stato anche qualche maestro che ti ha spinto di più, che ricordi maggiormente? Ma come ti dicevo, questa insegnante con la quale poi però non ho studiato, ho studiato con un'altra insegnante privatamente, non ho fatto il conservatorio, come cantante diciamo non ho fatto il conservatorio, mi sono diplomata in pianoforte, ma poi ho studiato all'esterno, anche se poi mi sono diplomata, ma da privatista diciamo come cantante. E beh, è stato un periodo molto proficuo, la mia insegnante di pianoforte era anche una jazzista, e quindi mi dava lezioni di jazz, è stato un periodo molto intenso, bello, dei bellissimi ricordi, anche dopo, diciamo, dopo aver studiato uscivamo con la mia insegnante che suonava nei locali, no? Nei locali jazz, e quindi facevamo le 3, le 4 del mattino e poi il giorno dopo si ricominciava a suonare, insomma, era una full immersion. Poi già accompagnavo alcuni cantanti, insomma avevo 20 anni comunque. Ero molto, molto giovane e quindi sì, è stato un bel periodo. Tu hai vinto, tra gli altri, anche il concorso lirico Giacomo Lauri Volpi di Latina e quello Belli di Spoleto. Cosa ricordi di queste esperienze e quanto ritieni siano utili per la formazione e poi per la carriera? Beh, intanto i concorsi ti danno un po' il polso della situazione, ti fanno capire a che punto sei, poi lasciamo stare tutte le dietrologie, tutte le polemiche sui concorsi, quelli che sono onesti, non onesti, questo. Però insomma io sono sempre del parere che se uno ha delle qualità, prima o poi escono fuori. Ecco. E quindi penso che sia un banco di prova importante all'inizio. È chiaro che allora, Lauri Volpi è stato proprio il primo concorso in assoluto che io ho fatto, che ho vinto, vinsi il primo premio e subito dopo vinsi Spoleto. Ecco, Spoleto mi ha dato l'opportunità di debuttare, di fare esperienza sul palcoscenico e questo è stato un momento molto importante. Importante anche perché durante i 2 anni di corso, perché Spoleto dava la possibilità di stare diciamo nel gruppo di lavoro diciamo, per 2 anni. E c'erano insegnanti che ci hanno avviato, come la Mietta Sigele, insomma, c'erano dei nomi, ricordo il concerto con Raimondi, quindi è stata un'esperienza molto utile, eravamo tutti molto giovani. E il debutto, insomma, era anche, come posso dire,
ci sentivamo anche un po' protetti da una situazione in cui si cresceva lentamente, si studiava, si debuttava. È importante non essere buttati subito sul palcoscenico, diciamo, a livello professionistico, insomma. E quindi è stata una bella palestra, sicuramente. Ma i momenti, diciamo, come emozione, come, diciamo, anche palpitazioni, le sensazioni proprio di quel debutto a Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, come ti preparasti e soprattutto cosa provasti, siccome era la prima volta? Ma dunque, l'emozione è sempre la stessa, devo dire, non è che cambia molto. È chiaro, la prima volta, però è chiaro che quando uno poi debutta avrà precedentemente già fatto qualche concerto, quindi avrà già avuto l'impatto col pubblico, no? Nei saggi, nei conservatori, però certamente un debutto proprio in teatro è un'altra cosa. L'emozione è sempre la stessa, devo dire. Quello che cambia è la consapevolezza, magari quando all'inizio veramente non sai quale può essere la risposta del pubblico, della critica, e quindi c'è anche una dose di una tensione, una grossa tensione, no? Però devo dire che nel tempo si stempera un po', ma non del tutto, perché il palcoscenico, almeno i primi momenti, i primi minuti sono sempre gli stessi, insomma, creano sempre un po' di ansietà, che poi si scioglie durante la rappresentazione. E sì, ricordo come anche quella una cosa molto, come posso dire, che comunque mi ha fatto crescere. E poi a Spoleto non si debuttava un solo ruolo, nello stesso anno, la stessa stagione, si cantava in due o tre produzioni diverse. E si provavano contemporaneamente. Quindi è stata una bella palestra, ecco. Sì. Poi da lì una grandiosa carriera che ti ha portato in tantissimi teatri. Magari ne vuoi citare qualcuno in cui hai già cantato e in particolar modo i teatri in cui ti sei sentita a tuo agio e quindi maggiormente in empatia con l'ambiente, col cast e col pubblico. Ma ce ne sono tanti, devo dire, quelli soprattutto all'inizio della carriera, ma anche dopo, so, ad esempio ricordo il mio debutto in Spagna, alla Coruña, dove sono tornata poi tante volte perché fu un grande successo, ricordo le standing ovation, era il viaggio a Reims, ricordo, e poi sono tornata tante, tante volte in virtù proprio di questa cosa. E quindi un pubblico favoloso, ma devo dire anche a Madrid ho avuto un bel riscontro. I teatri che ho frequentato all'inizio, cioè maggiormente diciamo, erano Trieste, Palermo, perché davano anche molto spazio ai giovani, mi ricordo, insomma, quando ho cominciato, e lì avevo un bel pubblico e ce l'ho tuttora, ci torno sempre con un grande, grande piacere, perché trovo sempre lo stesso calore. Trieste, Palermo, Venezia, anche ho cantato tanto alla Fenice. Sì, ma ce ne sono tanti. Brescia, il debutto della Lucia a Brescia, a Bergamo, sono tornata altre volte, sì. Anche al Covent Garden, insomma, sì, diciamo che ci sono dei teatri a Liegi, ecco. Liegi è un posto dove debutto, dove vado a debuttare i ruoli, perché so che c'è un pubblico che mi ama molto e quindi vado sempre con molto piacere. Repertorio prediligi? Ah, il repertorio che prediligo è quello adatto alla vocalità, che può anche cambiare nel tempo, ecco. Chiaro, io amo tutto il repertorio, dal barocco alla musica contemporanea, insomma. Però è chiaro che quella che prediligo diciamo, in teatro, nello studio, nel canto, è quello che al momento mi sento più comodo. Ho sempre fatto il repertorio belcantistico, Mozart anche, e ultimamente sto esplorando anche
repertorio più lirico, perché comunque la voce nel tempo acquista altre caratteristiche, maggiore rotondità, un colore un po' più scuro, un po' più maturo, e quindi comincio a esplorare anche altri repertori. Quindi anche Verdi, ho debuttato Otello, ho debuttato Butterfly, La Bolena, sono repertori sicuramente più lirici rispetto a quello che facevo prima. Cantavo Lucia di Lammermoor, Sonnambula, che faccio ancora, però ecco, adesso comincio a guardare un po' verso repertori più lirici. A proposito dei due ruoli nuovi che hai debuttato, quali Anna Bolena e Desdemona in Otello, come ti sei preparata appunto per questi ruoli che sono molto impegnativi? Ah beh, certo, sono molto impegnativi, sì, è vero. Beh, innanzitutto sono ruoli che hanno una storia, cioè sono ruoli che, come Anna Bolena, sono personaggi storici, oppure insomma anche Desdemona, c'è una letteratura incredibile, no? E quindi è chiaro che cerco di approfondire prima di tutto il personaggio, perché quello guida anche la vocalità. È importantissimo questo. Dopodiché, ovviamente, studio la parte e ci sono, diciamo, le difficoltà che nel caso dell'Anna Bolena siamo ancora nel bel canto, quindi c'è tutto, diciamo, sono tutte le difficoltà del bel canto, dal canto legato al canto più brillante, più staccato, le agilità, quindi indubbiamente è tutto, però non, cioè con un'orchestra indubbiamente un pochino più presente rispetto a quello che può essere una sonnambula, o insomma comunque una figlia del reggimento, se vogliamo parlare sempre di Donizetti. E così anche Desdemona presenta anche delle, diciamo, difficoltà in più, se vogliamo, per chi magari viene a un repertorio d'agilità, perché però è una grande palestra, veramente è importante imparare a cantare nel legato, nella morbidezza, mantenere sempre questo, perché Desdemona, il personaggio di Desdemona è un personaggio di estrema purezza, no? E va espressa con la voce, ovviamente, e con una voce morbida, una voce duttile. Queste sono le difficoltà, insomma, che bisogna affrontare per avere poi un riscontro, per esprimere in modo giusto il personaggio. Assolutamente. E quali sono i ruoli però che tu preferisci e perché soprattutto? In generale, dagli inizi fino ad ora, quali sono quelli che hai preferito maggiormente? Guarda, io ho cantato tante volte Traviata, c'è anche un motivo, evidentemente, perché lo amo molto. E poi ho avuto occasione di cantarlo più spesso, perché nei teatri mi è stato richiesto più spesso. Ed è un ruolo che amo, ovviamente, ho anche inciso di dischi, quindi è un ruolo che mi ha dato molto. Ho fatto in tanti teatri con tanti registi, direttori, insomma, i più importanti. Ho amato molto anche la Lucia di Lammermoor, perché è uno di quei ruoli veramente dove sei protagonista assoluto. Quindi, poi i ruoli di bel canto veramente sono ruoli dove il cantante è veramente il protagonista, no? Dialoga con l'orchestra, ma è quello che compone quasi, Sì, deve, è vero. no, perché con variazioni, deve essere al centro. E quindi Lucia veramente mi ha dato tanta, tanta soddisfazione anche. Ecco, questi due ruoli sono quelli proprio che ho cantato più spesso. Assolutamente, che poi io ho anche letto sul sito, anche vari giornali, che sei anche molto apprezzata per la tua eleganza. Questo ti aiuta anche magari a rendere meglio questi ruoli che preferisci.
Non lo so, è una caratteristica come un'altra, eleganza nel porgere, forse dal punto di vista musicale. Beh, non lo so, certo, è una caratteristica, Che vada evidentemente, ad sì. arricchire forse personaggi che comunque sono personaggi che appartengono a degli ambienti particolari, quindi magari può esserti utile. Poi dipende ovviamente dal personaggio che lo interpreta, perché, ma oddio, l'eleganza e lo stile secondo me sta bene sempre, lo so, anche se uno interpreta un ruolo, non so, vabbè, ovviamente la regina, l'Anna Bolena, evidentemente sì, è importante, ma anche se uno interpreta la locandiera o la Susanna, voglio dire, certo. Hai collaborato con molti direttori d'orchestra. Puoi ricordarcene qualcuno, magari legato a qualche episodio di maggiore impatto empatico o magari che ti è rimasto maggiormente impresso? Guarda, è difficile parlare di alcuni direttori perché potrei dimenticarne tanti altri, perché poi, sai, nella mia carriera, con 25 anni, ne ho conosciuti tantissimi, con cui mi sono trovata bene, qualcuno meno, però diciamo che sono tanti, ecco, quelli con cui mi sono trovata bene. Posso dire, adesso, Claudio Abbado, ovviamente, mi viene il nome di Claudio, che è stata veramente un'esperienza che ricorderò, porterò sempre dentro, dopo un primo momento di grande emozione, perché di timidezza anche, perché veramente mi intimoriva, e poi invece conoscendolo meglio dopo veramente non c'era motivo, perché invece era una persona molto disponibile, pronta ad ascoltare, insomma. Però all'inizio ricordo questo impatto, feci l'audizione, ero intimorita completamente per il Così fan tutte che poi abbiamo fatto a Ferrara, e quindi poi sì, è nata una bella collaborazione. E poi ce ne sono tanti altri, devo dire, con cui mi sono trovata bene. Ci sono dei direttori con cui mi sono trovata bene nel bel canto. Ripeto, magari farei il nome di qualcuno e ne dimenticherei altri. Ok. Quali ruoli hai già debuttato? Guarda, ne ho debuttati, penso, non so se sono arrivata a 100, comunque fino a poco tempo fa ero intorno ai 90, quindi Caspita. penso. Ah, guarda, ne ho debuttati tanti, anche soprattutto all'inizio. Ho fatto tanto 700, anche titoli sconosciuti, ecco, che poi, tipo, non so, adesso mi viene in mente La contadina in corte di Sacchini, per esempio. Questo, diciamo, nella prima fase della mia carriera, che però è una palestra importantissima. Io credo che tutti i giovani dovrebbero passare per il 700. Io adesso insegno anche, e per me è fondamentale, anche voci più importanti, più pesanti. Il 700 ti dà molto. Partire subito con autori come Puccini, Verdi, subito, può essere controproducente in un giovane, anche perché sono autori che hanno scritto anche per orchestre diverse, no? Più ampie, e quindi invece nel 700 la possibilità di crescere senza pensare troppo al volume della voce, ma alla musica e fare teatro. E poi sì, dopo no, ho debuttato tanti ruoli dell'Ottocento, ripeto, nel bel canto, e ultimamente anche Puccini, perché Puccini, insomma, per i lirici come ero io, lirico di agilità, diciamo, non aveva composto molto, diciamo la verità. Infatti ho cantato di Puccini tanto Lauretta e Musetta. Adesso ho debuttato Butterfly, debutterò Mimì, ecco, ora sì, insomma, che la voce è un po' più lirica. Poi magari dopo ci dai qualche anticipazione che siamo curiosi. Ah, ma guarda, Butterfly io l'ho cantata già. Insomma, ho cominciato un paio di anni fa, l'ho cantata 3-4 volte, ed è un ruolo che che amo molto, complesso sicuramente, però non è drammatico, ma una drammaticità che si può esprimere anche con una vocalità non
non drammatica, appunto. Non, e quindi, perché poi se ci pensiamo, Butterfly aveva 15 anni, era una bambina, poi è chiaro che il dramma l'ha resa donna, ma comunque la scrittura di Puccini. È vero che è molto grave, diciamo, basta proprio verso la fine dell'opera, proprio dove cresce la drammaticità, no? Quando si avvicina alla morte. Però si può risolvere sicuramente, perché poi l'ha scritta appunto in una tessitura quasi del parlato, dove il dramma si esprime proprio nella tessitura dell'attrice, della prosa, no? Quindi si può senz'altro risolvere. Io devo dire che lo amo, è un ruolo che amo molto, che mi ha dato soddisfazione, e sì, che spero, insomma, di rifare presto. Ce lo auguriamo tutti e spero anche a San Carlo prima o poi. Sul versante sinfonico, in quale opera invece sei stata protagonista? Dunque, sul versante sinfonico, beh, sì, tante, dal Stabat Mater, cioè Rossini, Requiem di Mozart, Gloria, Vivaldi, Poulenc, insomma, sì, tante, Pergolesi, Stabat Mater di Pergolesi, di Mozart anche, sì, messe diverse. Diciamo che anche il repertorio concertistico, sì, quello è stato anche per me molto importante. Sì. Tempo un soprano, ovviamente dipende dalle opere, trascorre al make-up prima di andare in scena e poi come nasce un abito su misura per un determinato ruolo? Beh, è chiaro che l'idea del partiamo dal costume, no? Sì. L'idea nasce dal costumista che poi adatta sulla tua figura, ovviamente, se l'ha pensato per una persona magra e poi si trova una persona molto pesante, diciamo, devi adattarlo, ovviamente, Quindi no? ci sono prove, so prove che bisogna fare per un costume. Sì, beh, oddio, sì, è chiaro che vengono inviate prima le misure al costumista. No, io mi sono sempre trovata bene, insomma, in genere i costumisti mi amano abbastanza. Mi piace vestire gli abiti, di scena. E poi, no, per il make-up dipende dal ruolo comunque, perché sì, dipende. Ci sono ruoli magari da caratterista che richiedono un pochino più di lavoro. Però, insomma, in genere un'oretta, ecco, tra parrucca e trucco, che ovviamente proviamo prima, ma durante le prove, non prima dello spettacolo, quindi già sappiamo, quando arriva lo spettacolo, che parrucca dobbiamo mettere e come più o meno dobbiamo essere truccate. Insomma, a volte il trucco magari si improvvisa anche, ma la parrucca no, la parrucca viene preparata prima. Ok, e il make-up più lungo al quale si è dovuta sottoporre? Il più lungo? Sì. All'inizio proprio, mi ricordo, feci la sorellastra di Cenerentola, insomma, da morire in quel ruolo. Sì, forse lì, però sai, io, no, adesso che ci penso, nel Don Pasquale a Firenze, al Maggio Fiorentino, sì, era, sì, una regia particolare, dovevamo vestire degli abiti pieni di gomma piuma per sembrare grossi, enormi, insomma, un po' buffi, ecco, no? Più che grossi, un po' tipo cartone animato, Ah, ecco, ok. che trucco era così. E anche adesso che ci penso, la figlia del reggimento, di Donizetti, che fece a Roma, al Teatro dell'Opera di Roma, con la regia e con i costumi di Botero. E quindi eravamo tutti enormi. Immagino. Sì, truccati ovviamente, insomma, per sembrare una delle opere di Di Botero. Botero, sì. Di Botero, sì. A Bologna sei stata Susanna.
E a Napoli hai anche inaugurato la stagione interpretando Violetta della Traviata di Verdi. Cosa ricorda di questi due momenti che sono stati molto applauditi da pubblico e critica? Beh, sì, allora intanto la Susanna, che ho cantato a Bologna, però era nata qui proprio al San Carlo nel 2006, quella di con la regia di Martone, un successo incredibile, tanto vero che poi l'abbiamo replicata anche a Bologna con un cast quasi simile, quasi simile. Sì, quello fu veramente un evento, lo ricordo con un grande, grande piacere. Poi insomma abbiamo Martone, che è un regista veramente grande, insomma, era un'opera costruita molto sulle relazioni tra i personaggi. Venne un capolavoro. Sì, ricordo la critica unanime, il pubblico. Anche a Bologna si è replicato allo stesso modo, lo stesso, critiche meravigliose e il pubblico impazzito. No, no, quella è stata veramente una bellissima esperienza. E anche la Traviata al San Carlo, quella con la regia di Ospitek, sì. E, sì, anche quella è stata una bella esperienza. Poi, come ho detto prima, la Traviata io l'amo particolarmente, quindi sì. E questa volta invece non sarò Susanna, San Carlo, ma la contessa, La sono contessa promossa, la promossa di rango che sarà prossimamente. dalla cameriera alla contessa. Sì, sarà prossimamente, il debutto sarà il 25 di settembre. Quindi tra pochissimo. Sì, Infatti so tra che poco. sei impegnatissima tra prove, prove costume, prove canto, insomma, e sarà Sì, una sì, bella sì. produzione. Sì, è una bella produzione di Chiara Muti. No, no, direi stiamo lavorando, sta venendo fuori un bel lavoro, un bello spettacolo. Siamo a metà dell'opera ancora. Intendo dire metà del lavoro, perché l'opera l'avremmo già un pochino imbastita, però ovviamente dobbiamo lavorarci ancora, cercare anche. Anche lavorare con il direttore d'orchestra e con l'orchestra quando arriverà. Assolutamente, che poi avete avuto anche una visita speciale da parte di Riccardo Muti. Eh sì, quella è stata una bella sorpresa, non se l'aspettava nessuno. E tra l'altro era il primo giorno, il secondo, insomma, di prove, quindi eravamo lì che ancora cercavamo di imbastire, no, i personaggi, quindi è stata una bella emozione, diciamo, no? Molto piacevole, devo dire, molto piacevole. Poi si è dimostrato molto disponibile, molto carino, no? Eravamo tutti molto contenti. Quindi, ascoltatori, dal 25 di settembre Cinzia Forte sarà la contessa d'Almaviva al San Carlo di Napoli per le nozze di Figaro. Quindi, mi raccomando, andate in tantissimi. E Sì, vi aspettiamo. nel ruolo di Figaro ci sarà Alessandro Luongo, se non erro. Sì. Alessandro Longo, che l'ho conosciuto con questa occasione, non conoscevo prima. È veramente un bel cast, questo devo dirlo. Sì. Anche dal punto di vista umano, ecco, persone molto carine, con cui mi sono trovata benissimo ed è piacevole lavorare insieme. Tutti bravi artisti, sì. Cinzia, cos'è per te la musica e cosa provi quando canti? La voce è qualcosa che sta dentro di noi, quindi risuona dentro di noi, quindi sono vibrazioni che noi riceviamo, che noi emaniamo, no? E quindi quando queste sono giuste stiamo bene, nel senso che stare su un palcoscenico e sentire anche di essere in contatto col pubblico, è chiaro che questa è una sensazione impagabile, è qualcosa che è difficile da descrivere. Che alle volte è molto, molto forte, proprio senti la partecipazione del pubblico che ti dà, che ti restituisce quello che stai dando. Ecco, questa è una sensazione impagabile e inspiegabile. Questo dialogo che c'è col pubblico. Sì, quando si riesce a instaurare questo è tutto, devo dire. È importante la musica, la voce, la recitazione, però alla fine
inutile, si canta per il pubblico, si canta per chi ascolta e quando c'è questo feedback, il piacere di cantare. Bellissimo, è una bellissima filosofia, complimenti, Cinzia. Beh, oddio, che appartenga un po' a tutti quelli che fanno il mio mestiere, insomma, quello di lavorare per gli altri, per essere in sintonia con gli altri. Che ripaga poi di tutti i sacrifici e di tutti gli studi. Ah, certo, è un lavoro anche difficile, non soltanto, diciamo, il fatto dello studio, cioè, richiede tanti sacrifici il lavoro del cantante, ma dell'artista in generale, perché comunque sacrifici a livello anche personale, no? Familiare, insomma, perché noi poi stiamo tanto tempo fuori casa, noi per mettere su uno spettacolo stiamo fuori dei mesi, un mese. Facciamo gli spettacoli, poi finisce la produzione, che più o meno dura un mese, più o meno, insomma, e poi ci si sposta e si ricomincia da un'altra parte con un altro cast, e un altro mese. E il tempo passa così, sto passando anche volte da casa anche. Quindi, Vero. insomma, i sacrifici a livello, diciamo, personale sono tanti sicuramente, però anche della precarietà, perché qualcuno ha la fortuna di lavorare con più continuità, qualcun altro meno, quindi insomma la vita dell'artista è complicata, però poi evidentemente se lo facciamo, evidentemente riceviamo qualcosa in cambio, il piacere di esserci, di poter comunicare, di poter esprimerci. Che poi diventa la vostra linfa vitale che mi dà la forza di continuare, insomma. Sì, è una droga, è una droga. È una bellissima droga. Sì. Cinzia, oltre Non alle si imminenti spiega. nozze di Figaro, qui a Napoli, hai dei progetti futuri o imminenti di cui puoi parlarci e quindi dare qualche piccola anticipazione? Sì, certo. Allora, proprio appena ho finito qui a Napoli, vado a Cagliari a debuttare Alice nel Falstaff. Sì, ho sempre cantato un'annetta, questo è un debutto, quindi sì. Augurissimi e buon lavoro soprattutto. Grazie. Sì, poi andrò a Liegi a riprendere la Gazzetta di Rossini, che faremo anche a Tel Aviv, poi Otello, Desdemona, insomma, sì, diversi appuntamenti, però diciamo il prossimo, quello imminente, è questo Falstaff. Ok. Cinzia, io ti ringrazio tantissimo per aver preso parte alla mia trasmissione, quindi di aver condiviso le tue cose. Grazie a te, un piacere, davvero. Puoi salutare il pubblico del programma, gli ascoltatori? Certamente, intanto grazie per avermi ascoltato, supportato per questa conversazione, con Serena e poi io ovviamente vi invito a venire a vedere lo spettacolo, sono sicura che vi piacerà, perché come ho detto prima c'è un bel cast, c'è una bella regia, una bella direzione d'orchestra, quindi è magico il teatro, meraviglioso. Quindi vi aspetto e spero di sal potervi salutare tutti. Grazie Cinzia. Grazie a voi. Buon Ciao, lavoro. Ciao. grazie tanto. Ciao, ciao, ciao.